Siamo particolarmente soddisfatti innanzitutto per la sinergia e per la grande disponibilità che registriamo da parte degli enti, le istituzioni, gli ordini che hanno colto questa opportunità e che hanno inteso partecipare. E poi siamo riusciti a portare a Teramo il dottor Rohrdorf, che è il padre fondatore della riforma del diritto della crisi, e questo per noi è motivo di grande orgoglio, è un momento sia formativo ma anche di ripresa di un senso di appartenenza e di comunità che per molti colleghi col Covid era scomparso. Non posso non chiederle come stanno le aziende, come stanno le imprese, soprattutto visto il tema che è ormai in vigore da tanti giorni, ovvero il caro bollette. Ma la situazione complessiva è particolarmente delicata, purtroppo ci sono vari elementi che hanno inciso in questi ultimi 2 anni, prima la pandemia, poi abbiamo avuto il problema della crisi ucraina che ancora persiste con l'inasprimento dei costi dell'energia elettrica per tutte quelle attività energivore che quindi hanno grande difficoltà ad andare avanti, e questo di per sé rappresenta proprio un elemento di grande criticità, per cui anche questa riforma del codice della crisi giunge in un momento in cui probabilmente occorre tanta ragionevolezza, tanto buonsenso e anche capacità professionali finalizzate al superamento di una criticità che diversamente rischierebbe di mettere in ginocchio l'economia del Paese. C'è una richiesta che più di altre vi fanno? Ma la richiesta è di un supporto professionale, esistono purtroppo molti turnaround, riconversioni aziendali, e quindi in questo momento per i professionisti è una nuova sfida anche nel momento in cui si pongono delle situazioni che magari prima erano impensabili, quindi anche situazioni di floridità economica o di possibilità di crescita oggi purtroppo sono sempre più rare.